In questo video spiegherò come installare gli intarsi segna posizione sulla tastiera di una chitarra o di un basso. Cercherò di essere sintetico e chiaro, per cui provate, almeno per una volta, a seguire il filmato fino in fondo. Per gli scopi di questo tutorial, supporrò che si vogliano installare dei dot circolari, non dei rettangoli o altre forme più complicate. Partiamo dalle basi. Do per scontato anche che siate già in possesso di dot in plastica o in madreperla, acquistati nei tanti shop di materiali per l'intarsi. Preferisco sempre iniziare da una tastiera senza fret, ovviamente, ma già raggiata. Questo per evitare che l'operazione di raggiatura porti via troppo materiale all'intarsio, rendendolo debole o semi-trasparente. Con un calibro misurate la larghezza della tastiera al primo o secondo fret e segnate il punto medio. Ripetete la stessa cosa su uno degli ultimi fret, poi con un righello tracciate la linea mediana lungo tutta la tastiera. Non importa tracciare tutto il segmento, basta segnare nelle zone che poi verranno intarsiate. Con un righello molto flessibile o un cartoncino tracciate la diagonale usando come riferimento gli estremi dei solchi dei fret. Incrocerete la mediana tracciata prima. La X indica il punto in cui scavare. Andate al trapano a colonna e montate una punta dal legno, quella con la punta di centraggio, del diametro adatto per i dot che volete montare. Impostate lo stop di profondità a 3 mm e assicuratevi che il manico sia ben in piano, perpendicolare all'asse di rotazione del mandrino. Mettete una goccia di ciano acrilato nel foro e inserite il dot aiutandovi con un martello non troppo pesante, meglio se in gomma. Fate in modo che l'intarsio rimanga leggermente sporgente rispetto al piano della tastiera e poi portatelo a livello con una lima. Rettificate la tastiera servendovi di un abrasivo applicato ad un blocco per raggiature di raggio adeguato. Soffiate via la polvere dai solchi dei fret e potete procedere all'installazione dei tasti.